Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con le news da Asti e provincia. È convocata per oggi una conferenza stampa in cui i carabinieri di Asti forniranno i dettagli sull'indagine che ha portato al recupero dei numerosi cimeli appartenuti e autografati da Ayrton Senna. Erano stati rubati da una seconda casa di Isola, arrestati anche gli autori del furto, che ha fatto il giro del mondo degli appassionati di Formula 1 e dei fan dell'indimenticato campione. Dovranno accontentarsi di guardare e al massimo di fotografare i vestiti di Elena Ceste, portati da Michele in caserma a Costigliole la mattina della scomparsa della donna nel gennaio del 2014. I consulenti incaricati da Buoninconti per ripercorrere una serie di analisi tecniche con l'obiettivo di raccogliere sufficienti nuovi esiti che possano portare alla revisione del processo, che lo ha visto condannato in via definitiva a 30 anni per l'omicidio della moglie Elena. Non potranno né maneggiare né eseguire nuove analisi su questi indumenti, che a dire il vero avrebbero già dovuto essere distrutti a seguito di un provvedimento del Tribunale a inizio del 2019. Dopo molti giorni di numeri invariati per la provincia di Asti, il bollettino Covid di ieri e oggi fa segnare un leggero rialzo sia per quanto riguarda la triste contabilità dei morti che dei contagi. Per quanto riguarda i decessi con positività da coronavirus si è passati da 256 persone, mentre i contagi, dopo essere stati fermi dalla fine di giugno a 1180, da ieri a oggi sono saliti di una unità. In tutto il Piemonte sono stati 13 i nuovi positivi, dei quali 9 asintomatici. Un po' impropriamente viene definito il raddoppio del borgo, ma di certo farà discutere la scelta dell'amministrazione comunale di Asti di trasformare un terreno a servizi in via Maggiora, zona industriale, in un nuovo insediamento commerciale, proprio davanti al borgo. Al di là del viadotto autostradale c'è un'area che, decenni fa, era stata identificata per ospitare il nuovo palazzetto dello sport, un'opera mai realizzata, segnata da una travagliata vicenda amministrativa legale, benché coperta da fondi dedicati che l'amministrazione Rasero è riuscita a mantenere per la costruzione del nuovo polo sportivo nell'ex piazza d'armi. Il terreno di via Maggiore è rimasto vuoto con destinazione a servizi, almeno fino ad oggi. Presto l'intera area cambierà la sua vocazione e diventerà completamente commerciale, per poi essere messa in vendita tramite apposito bar. E con questa notizia è tutto, un saluto e un ringraziamento da parte della nuova provincia. Asti è il suo giornale.